E bentornati ancora in diretta sulle Fonti TV, prima puntata di The Line, Above and Beyond Marketing. Naturalmente vado subito a presentarvi il nostro primo ospite, Francesco Di Norcia, Managing Director Perform Media. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Buon pomeriggio a tutti, grazie mille. Allora, torniamo al 2020 giusto per fare un recap e cercare di capire naturalmente che cosa è successo esattamente anche per il vostro settore. Come detto, il 2020 è stato un anno complesso e la pandemia ha stravolto la vita di tutti. Non di meno ha avuto impatto anche sul vostro settore, ovvero marketing e comunicazione. Dal vostro punto di vista, in qualità di agenzia media fortemente focalizzata sulla parte digital, cosa è successo e quali sono state le risposte del mercato in Italia e naturalmente nel resto del mondo? Ma sicuramente, come dice, è stato un anno molto complesso. Abbiamo avuto una contrazione di mercato in Italia intorno al 40-50% in termini di raccolta pubblicitaria. I dati stanno arrivando in maniera sempre più precisa. Abbiamo visto sicuramente uno scenario che ha visto fortemente compromessi i media, come ad esempio la radio, le affissioni, mentre hanno retto molto bene sia la parte digitale sia la parte televisiva, questo per quanto riguarda appunto gli investimenti pubblicitari da parte delle aziende. Noi abbiamo cercato di essere il più vicino possibile alle aziende, abbiamo cercato di supportarle il più possibile da un punto di vista strategico e consulenziale, andando a differenziare al meglio possibile gli investimenti pubblicitari per cercare di mantenere le performance in termini di comunicazione e marketing. È sempre più complesso arrivare al target, è stato molto complesso arrivarci e far sì che il target, ricordasse appieno i messaggi pubblicitari. Noi con i nostri dati, con la nostra tecnologia siamo stati vicini alle aziende e le abbiamo tenute molto, molto allineate a quelli che potevano essere i trend, cercando di misurare in maniera più precisa e puntuale il mercato. Adesso per fortuna ci stiamo riprendendo e vediamo dei segnali di ripresa. Ecco, sempre in riferimento al 2020, quali sono stati i mezzi maggiormente colpiti dalla riduzione dei budget e non solo, quali sono state le richieste dei clienti e come avete cercato di soddisfarle naturalmente? Assolutamente, beh, diciamo che pre-Covid le persone avevano un atteggiamento in commuting e in spostamento dalle grandi città e dalle città, dai centri abitati, nel muoversi dal lavoro. Circa l'80% delle persone si muove da casa al lavoro, quindi pre-Covid i mezzi che sicuramente stavano raccogliendo un migliore incremento in termini pubblicitari erano appunto le affissioni, la radio, ovviamente seguiti e guidati dal mondo digitale e televisivo. Vedevamo una perdita, diciamo, degli investimenti in ambito televisivo sulle generaliste. Il Covid ha spostato molto gli equilibri, quindi purtroppo i mezzi fruiti dalle auto, per esempio, come la radio, hanno sofferto tantissimo, così come anche le affissioni. Abbiamo visto un periodo molto, molto stressante da un punto di vista pubblicitario per la raccolta pubblicitaria delle affissioni, sia in termini di pensiline piuttosto che di formati digitali nelle città, piuttosto che proprio da un punto di vista di maxi affissioni. Adesso, come dicevo prima, si sta ripartendo. E infatti, come avete cercato di soddisfare le richieste dei vostri clienti? È stato difficile o meno? Ma sicuramente è stato un anno molto particolare perché le richieste di solito vertono su come possiamo far sì che si cresca, si migliorino le vendite, si migliorino i risultati dell'e-commerce piuttosto che altro. L'anno che abbiamo appena passato invece verteva sul tendenzialmente quali mezzi andare a ottimizzare gli investimenti, perché tante aziende avevano già investito in alcuni mezzi e quindi si sono trovate a dover scegliere il che cosa fare, cioè se mantenere questi investimenti oppure evidentemente ottimizzarli. Noi abbiamo cercato appunto con i dati, con la tecnologia, di avvicinarci alle aziende, capire con i dati e non con sensazioni quello che poteva essere la soluzione migliore per loro.
Ecco, lei ha già detto, ha menzionato che comunque quest'anno si è aperto con maggiore ottimismo e naturalmente è vero un po' per tutti i comparti, ma si nota ancora uno spirito attendista. Quali saranno i principali movimenti che vi aspettate nei prossimi mesi? Vedete ancora una riduzione dei budget o invece un ritrovato spirito di investimento da parte dei clienti? Allora, sicuramente c'è un rimbalzo. Sicuramente abbiamo visto il primo trimestre e il primo semestre c'è un rimbalzo importante in termini di investimenti pubblicitari, quindi non siamo ancora ai livelli pre-Covid in termini di volume in stima da qui a fine anno, però sicuramente vediamo segnali forti di ottimismo, di voglia di ripresa e voglia di investire. Sicuramente è diventato ancora più complesso cercare di raggiungere l'utenza che è molto frammentata ancora di più rispetto al pre-Covid. Abbiamo sempre più canali televisivi, sempre più piattaforme social, sempre più piattaforme di video on demand, quindi cercare di raggiungere le persone diventa complicato. Noi cerchiamo sicuramente di associarci, no? E affiancare appunto gli utenti nel consigliarli come meglio ottimizzare i budget per raggiungere le persone giuste, sicuramente vediamo una voglia da parte delle aziende di ripartire e vediamo anche che i segnali dei consumatori sono molto positivi. Ecco, abbiamo parlato un po' delle difficoltà, ma le volevo chiedere se ci sono magari, se ci sono stati casi di successo che vuole condividere con noi riferiti agli scorsi mesi. Ma allora, sicuramente tutto il mondo del largo consumo che noi seguiamo molto da vicino, abbiamo tanti clienti GDO, hanno vissuto sicuramente un momento di crescita importante sia in termini di risultati proprio economici, di quote di mercato, sia da un punto di vista di investimenti pubblicitari. Beh, abbiamo visto sicuramente dei casi di successo molto interessanti dove la GDO sta facendo un percorso molto interessante alla digitalizzazione della comunicazione, quindi e noi li stiamo affiancando sia da un punto di vista proprio di investimenti pubblicitari sia da un punto di vista proprio di infrastruttura tecnologica. Io sono amministratore delegato di Perform Media che comunque fa parte di un gruppo Digitouch quotato in borsa nel 2015. All'interno di Digitouch abbiamo ovviamente delle business unit che hanno seguito anche le aziende da un punto di vista di digitalizzazione tecnologica, quindi e-commerce piuttosto che consegne a casa, tutta la delivery del food che è la prenotazione della spesa. Sicuramente questo è stato un bel caso di successo che sicuramente ci accompagnerà anche nei prossimi mesi, perché è una rivoluzione, è un'evoluzione che sicuramente accompagnerà sempre di più a un cambiamento di scenario da un punto di vista degli investimenti pubblicitari. Inoltre tutto il mercato assicurativo, anche proprio per quello che dicevamo prima, no? L'incertezza da parte degli utenti, sicuramente il mercato assicurativo sta vivendo un momento molto importante e noi con alcuni clienti che seguiamo stiamo seguendo la stessa linea, ecco. Ecco, invece che cosa consigliate ai vostri clienti nell'approccio alla pianificazione per naturalmente i prossimi mesi, insomma, per i prossimi trimestri? Ma sicuramente di continuare a misurare tutto al meglio possibile. Noi abbiamo un approccio molto scientifico, basato sui dati, e per fortuna abbiamo la capacità e la possibilità di misurare dei dati in modo qualitativo. Quindi, grazie a questi dati, sarà molto importante pianificare attentamente i budget pubblicitari. Purtroppo, per fortuna, non c'è più la possibilità di disperdere, perché sappiamo che, come dicevo prima, gli utenti sono molto frammentati, l'attenzione media è sempre minore, c'è una fascia d'età tra i 16 e i 20 anni che ha un'attenzione media di circa 3 secondi su un messaggio di pubblicità o di contenuto in generale, che significa che i brand devono essere molto veloci a carpire quell'attenzione di quell'utente il più velocemente possibile. Quindi, se noi arriviamo con i dati nel momento ingiusto in cui veramente l'utente sta cercando qualcosa, ecco che il messaggio pubblicitario offrirà un servizio contestuale agli utenti. Arriviamo in un periodo nel 2022 in cui tutti i cookie non, tendenzialmente andranno a sparire, quindi sempre di più è importante per le aziende acquisire dati di prima parte.
con noi, con la nostra consulenza, con le nostre tecnologie, andare a valorizzare questi dati in modo tale che domani, quando saremo usciti definitivamente dal momento pandemico, avremo la possibilità sicuramente di avere dei dati scientifici che ci permetteranno di massimizzare al meglio gli investimenti pubblicitari senza fare dispersione. Questo è molto importante. Quindi lei rimane ottimista e soprattutto bisogna pianificare a lungo termine, giusto? Ma allora, il più possibile sì, sicuramente ottimismo, perché sicuramente da ogni periodo di difficoltà si può soltanto crescere, imparare e migliorare. Quindi sicuramente questo periodo di grandissima difficoltà, sia diciamo emotiva sia strutturale, ci ha permesso di imparare tantissime cose. Quindi sulla base dell'esperienza sicuramente possiamo essere ottimisti. E sicuramente possiamo pensare che ovviamente la pubblicità e i messaggi di marketing e comunicazione avranno un'evoluzione. Noi pensiamo che sia molto importante fare delle pianificazioni strutturali, è anche vero che poi per fortuna sulla base dei dati queste pianificazioni possono essere sistemate, ottimizzate e ponderate di volta in volta. Come dicevo prima, le cose evolvono talmente velocemente che oggi per fortuna le tecnologie anche di acquisto di spazi pubblicitari ci permettono di ottimizzare, di poter ottimizzare e di strutturare il budget al meglio possibile anche in real time. Quindi assolutamente pianifichiamo nel tempo, soprattutto nel medio e lungo termine, ma siamo molto attenti ai risultati. Allora, ultimissima domanda. Naturalmente questo è un scenario ipotetico. Una volta che la situazione si sarà normalizzata, definitivamente, secondo lei si tornerà ai canonici approcci alla pianificazione o ormai le nuove dinamiche avranno il sopravvento? Ma come sempre ci sarà un periodo di transizione. Io non credo che si ritornerà in assoluto all'approccio canonico tradizionale. Sicuramente, come dicevo prima, abbiamo imparato delle cose. Inoltre, l'utente sta cambiando velocemente l'approccio alla comunicazione pubblicitaria. Sempre di più ci sono e esistono delle piattaforme dove l'utente può vedere un contenuto on demand o ascoltare un contenuto on demand, vediamo Netflix, Amazon Prime o Spotify e così via. Quindi quanto più l'utente sarà abituato a fruire un contenuto on demand, quanto più anche la comunicazione, il marketing e pubblicità dovrà essere capace di seguire lo stesso trend. Immagino sempre di più una pubblicità sempre più immersiva all'interno del contenuto che sta vedendo l'utente. Ottimo, vorrebbe aggiungere qualcosa che magari ci siamo dimenticati a menzionare durante nel corso della nostra intervista. Ma sicuramente io auguro ovviamente a tutti di poter trovare una soluzione, poter misurare, poter affrontare le cose al meglio possibile. Abbiamo affrontato tranquillamente un po' tutte le principali tematiche. Ovviamente bisogna ascoltare in maniera molto importante i propri clienti, i consumatori e quelli che potrebbero diventare futuri clienti. Quindi la parola chiave che possiamo portarci avanti è sicuramente misurazione e innovazione. Ottimo, grazie mille ancora a Francesco Di Norcia, Managing Director of Perform Media. Grazie per essere stato con noi e buon proseguimento. Alla prossima. Grazie a voi, buonasera. Questa era la prima puntata di The Line Above and Beyond Marketing. Grazie per averci seguiti. Rimanete con noi perché alle 15:30 esattamente torniamo in diretta con Rush Hour.